Tony Turbante! Pietro, buonasera! Salve, salve! Ma mi ha portato la macchina! Noi due! Inizia l'operazione iPhone 14 Pro. 19:32 ragazzi. 3 ore fa eravamo in Croazia, adesso stiamo andando a comprare un telefono. La cosa più pericolosa è che siamo senza appuntamento all'Apple. E allora qua hanno bisogno di ulteriori verifiche, quindi molto probabilmente gli daranno la conferma dell'operazione alla Chiara tra 3-4 giorni. 6 and a half hours later. Guarda dove la trovo. Adesso guardo. Amico con quello, attenta! Siamo davanti al campanile, siamo nella barca, ecco come andrà la serata! È incredibile raga quanta gente ci sia! Ma che brutta gente! Vado! Direttore, come siamo? Quelli qua. Lo sapevamo dove prendere le luci in casa, quindi abbiamo fatto un po' di luce. Uno ha portato via 2-3 angole, pensava di essere in campo, ha arato tutto. Per dietro lo giudecco. Ragazzi, 2 di notte appena scattate. E la situazione qui è molto meno critica dell'inizio, ma come avete visto eravamo su degli yacht di alcuni nostri amici e praticamente ci sono montati sopra 2 catamarani e poi quante altre barche sono un battello, noi un battello, uno è perfino caduto in acqua. Il Redentore ragazzi è estremamente pericoloso, per fortuna noi abbiamo Rio che è una garanzia assoluta. Arata, da me e dal cavaliere è tutto. Vi auguriamo di non scantarci verso la pulizia. Auguriamo una buona serata. Esatto, facciamo un tac. 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 Allora, io esolavo, abbiamo fatto benzinao e adesso un po' d'acqua su terra. Comunque dobbiamo assolutamente mettere i sedili perché qua siamo in posizione. Siamo arrivati, si prevede un pomeriggio devastante. Stasera è un 18° e sono le 7, siamo qua. Arriveremo tardino, ma ce la faremo. Cambio mezzo della serata. Oggi 50 e via. Roma versione businessman. Veramente male. Noi due, io ho fatto tutto. Oh, raga, sono in assetto. Oh, regina Elisabetta. Francisco, 22:20, direzione Lido, abbiamo una festa. Sarà una serata devastante, un saluto. One eternity later. La coppia più bella del mondo. E ci dispiace per gli altri. 4, 3, 2, 1. Ale, 2000 years later. Aggiornamento della situazione. Le chiuse sono chiuse. Aleo. Qui abbiamo il Borax. Adesso andiamo a Remy perché non abbiamo più soldi. Bora 2024. Eh sì, prossimo acquisto, tanto paga Nick. No. Eh sì. No. Paga. Eh sì. Diego. Lo sa anche lui ormai. Siamo in modalità aerodinamica. Attracco dei Shanghai. Poi pranzo in centro a Jesolo e discoteca con le fighe
che arrivano verso le 10:30 e senti, ma dopo Roma e questa cena? Ma ovviamente paga Diego! Inizia la serata, mezzanotte, siamo al capannina. Adesso andiamo a salutare un'amica e poi aspettiamo le fighe che vengono su per la disco. Sarà una serata impegnativa, ci dicono dalla regia. Pensa perché si chiama Butterfly. Perché sbatte dappertutto, no? Pauccio? Pauccio? Oh, scusa domanda, ma di che marca si è la maglietta? Strider. Bea, bellissima. Nick e molla lavoro in discoteca. Ehi. Bangladino del Triveneto. Si vede che sei. Comunque, è il tuo mezzo, eh. Per piaciati, eh. Il segreto del bastone magico. Ragazzi, oh Nico, io ho la qualità, la quantità. Oh, come al solito, classe, ragazzi. L'invincibile coppia. La classe, la come classe, al solito, la... solo per i massimi. Solo per i massimi. La serata. Franco. Abbiamo acquistato tutto il compressore, sì. Hai visto che c'è anche stasera? 5 e 02. Sta piovendo. Rimango umile. Come sono? Andiamo? Papi mi ha portato la macchina. Ringraziamo il papi. No. Guarda che sei qui! Abbiamo fatto la doccia. Le 5:45, c'è una partita internazionale qui al Marina di Jesolo. Io sono con i Giambonetti. Qui aveva per caso. Aggiornamento ore 6:20. Copertina. I Bauscia sono operativi. Adesso torniamo a Venezia a guidare il ministro, perché ho guidato io. E andiamo a dormire almeno due orette, tanto per 10 minuti, esatto, 10 minuti, e dopo sulle 9:30-10 almeno ci ribecchiamo con le dottoresse. Contento di questo nuovo acquisto? Quale? Jesolo? Esatto. 10:35. Papà, apri il suo nuovo ufficio e non mi dice niente. Pronto? Aspetti che suono il campanello. No, è il numero uno, lei, eh. Dottor Vianello, siamo di nuovo operativi dopo un paio d'ore post Jesolo. Adesso abbiamo fatto un bel pieno. 3 days later. Con la tecnica del dottor Roma abbiamo assaltato. Un saluto a quelli che vedranno il video. Concerto dei Coldplay appena finito. Cioè, io e lui non siamo per niente appassionati di concerti. Ascoltiamo un sacco di musica di qualsiasi genere, però concerti no. Ma è stato sensazionale. Torneremo alle 4 di mattina, ma questo è un altro discorso. E ovviamente chi è che paga? Diego! Saluti Diego! Sono con la Roma Mobile, che è sempre una grande garanzia. Adesso mi sto dirigendo a casa del mio amico Nick, ovvero il direttore dell'Area City, una discoteca della mia zona, con cui praticamente abbiamo deciso di organizzare feste private per tutta l'estate. Quindi adesso vi riaggiorno con lui, perché andiamo a vederci una villa per organizzare questa mega festa, tipo 300-400 persone. Dobbiamo vedere per capire un attimo. Mi è venuto il pallino di organizzare queste feste private. È una figata. Ovviamente fedele compagno di avventure, Roma Mobile. Adesso, a parte gli scherzi, il terreno elettrico è un bijou, un bijou. L'ho beccato, il dottor Nick. Beccato. Che soggetto, zio. Cioè, guarda con che cosa ti porto in giro. Guarda, che mezzo, la Roma Mobile, vecchio. Ma teoricamente adesso dovevo andare a giocare a tennis, ma la dottoressa mi ha appena chiamato e mi ha detto che ci hanno ciullato i campi perché c'è un torneo che devono finire, quindi... E quindi niente, non si va a giocare a tennis, quindi mettiamo via il borsone. Ma ovviamente, secondo voi, il dottor Roma
non riesce a svoltare la serata. Palese. Quindi, siccome ho voglia di andarmi a fare un bel giretto col K, e so che anche voi avete voglia di rivederlo, adesso ho scritto a una mia amica che è su a Jesolo e gli ho detto se stasera posso andare su da lei. E quindi adesso ci facciamo la doccia, prepariamo tutto e andiamo a Jesolao con il K. Conduttore. L'abbiamo presa su Wish. Te la sera. Saluta Diego che offre. Che offre tutto Diego. Grande Diego. La situazione sta degenerando. Thousand years later. Abbiamo appena rubato la barca a un amico. Ringraziamo Roma che paga. Ah no? Eh no, paga Diego, saluto. Shanghai, c'è un problema. Nick ha la barca troppo alta e qua rimaniamo incastrati così. Ele, cosa dici della serata? Io dico che sta procedendo bene. Siccome non riusciamo a passare sotto al ponte, si tocca montare in 20. Che esperienze! Number one! Comunque Nick, ci sono altri 5 ponti, non vorrei dire. No, ce la facciamo. Sono per i massimi, cioè non c'è nulla da fare. Adesso sarebbe molto da ridere se non ci passassimo anche noi. Grandi ragazzi! Sono le mezzanotte 58, l'una. E anche questo sabato direi che ci siamo divertiti. La barca di Nick non è andata ancora a fondo. E domani sveglia a 7:30, 8. Andiamo a prendere una nostra amica e poi si vedrà come procederà la giornata. Andiamo! La previsione è Lignano, andiamo in barca grande. One eternity later. Stiamo andando a recuperare un soggetto pericoloso! Le abbiamo acquistate? Anche lei. Anche lei. Ciao! Buongiorno! Il budget era limitato questo weekend, abbiamo preso su questa. C'è la polizia. C'è la polizia, ci stanno per fermare. Maestro! Ormai sono diventato la statua di Rio de Janeiro. Alla Tony Bandana. Tony Bandana. C'è stato un errore di programmazione. Oh, Tony Turbante! Ministro, buonasera! Salve, salve! Salve, salve! Ma tu sei Tony Turbante o Gianni Turbante? No, sono Gianni Turbante. Tony Gidea. La serata, mi sa che per una sera, domenica sera dopo un weekend di fuoco. Esatto, mi sa che entrambi andremo a dormire, perché da 3 settimane non stiamo mai fermi. Quindi signori, direi che per questo video è tutto. Un saluto! Bebe Usha! Bebe Usha! Ciao!